tutti. Dico scusa, non volevo passare davanti a nessuno, devo andare a prendere mia figlia di un anno e mezzo all'asilo, quindi forse ho anticipato un po' l'intervento e devo andare via prima, quindi mi dispiace, dico in anticipo, non poter sentire gli interventi di quanti si interverranno dopo di me. Io diciamo, parlo a nome del Comitato di Mezzavalle, che è un comitato di cittadini nato nel 2004, che si sta dando da fare ormai da tanti anni per cercare di tutelare, di salvaguardare questa meravigliosa costa del Conero. Io ho preso alcuni appunti, molti degli interventi che ho sentito nella prima parte mi trovano completamente d'accordo, cioè ci accomunano tutti un grande amore per questo posto. Ho sentito parlare l'assessore Moroder di tutela, di sostenibilità, tutte cose che ci trovano perfettamente d'accordo. Sembra strano che un comitato una volta ogni tanto sia d'accordo, no? con la parte politica. Aggiungo anche altre cose, aggiungo bellezza di questo posto e aggiungo naturalità. Perché dico questo? Perché, questo è rivolto molto anche agli operatori, la vera risorsa fondamentale di Porto Novo e di tutto quello che c'è attorno, quindi Mezzavalle inclusa, la Vela e così via, è proprio l'ambiente naturale. Se noi vogliamo stravolgere in maniera forte questo ambiente naturale, prima o poi tutti quei turisti che considerano questo posto una perla, un posto di eccellenza, un qualcosa di unico in una costa adriatica sprovvista di una costa alta finché non si arriva alla Puglia, probabilmente inizieranno a non venire più. Questa è una cosa che dobbiamo pensare, dobbiamo analizzare profondamente. Mi sembra evidente, penso che sia evidente un po' a tutti, che una parte importante di questo convegno sia un grande spot a favore dei ripascimenti. Quindi questo penso che sia un qualche cosa di ineluttabile, perché abbiamo sentito tutta una serie di interventi a favore, diciamo, di questa presunta difesa ed erosione della costa. Erosione della costa che non rispetta una serie di difesa, diciamo, della costa, che non rispetta una serie di regole, una serie di regole comunitarie, una serie di regole, diciamo, di norme italiane. Tant'è vero che la legge italiana e comunitaria prescrivono che ogni tipologia di opera di difesa costiera, pennello, ripascimento, scogliera emersa, soffolta che sia, sia sempre preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Questa cosa qui la Regione Marche sistematicamente elude questa norma. Tant'è vero che proprio il Ministero dell'Ambiente, in una lettera alla Regione Marche del 20 luglio 2009, dice chiaramente che l'interpretazione della Regione Marche non è in linea con quanto previsto dalle normative. Questo non lo dico io, lo dice il Ministero dell'Ambiente, lo dice lo Stato. Quindi è ora che la Regione Marche inizi innanzitutto a rispettare delle regole, inizi a fare degli interventi che siano compatibili e sostenibili, perché se si parla di naturalità, di tutela, di sostenibilità, questo si deve fare. Abbiamo visto, per quanto riguarda i ripascimenti, la triste storia anche dei ripascimenti, Roscioli se li ricorda bene, i fanghi del fiume Tesino che sono stati scaricati in mare, poi chiaramente cioè, è stato interrotto il conferimento di questo materiale assolutamente idoneo per Porto Novo. Il sindaco di Grotta a Mare ha bloccato il Tesino, ricordo, dice Legambiente, uno dei fiumi più inquinati d'Italia, sicuramente uno dei fiumi più inquinati delle Marche. Quindi gli interventi vanno fatti, vanno ponderati, non vanno fatti a caso, e io nutro anche sostanzialmente delle perplessità che sono legate anche alle persone, ai personaggi che fino adesso si sono occupati di queste cose. Io parlo per me, ma non so se voi mi trovate d'accordo con me, di avere fiducia in persone, in personaggi che hanno permesso, cioè recentemente quest'estate, lo scarico di sabbie inquinate in mare davanti al Bassetto, davanti alla Grotta Azzurra, e quindi stiamo parlando insomma di fatti di cronaca che sono al vaglio anche della magistratura, eccetera. Personaggi che in un habitat di interesse comunitario come quello in cui ci troviamo sono capaci di posizionare in maniera non corretta, cioè non sono capaci di posizionare correttamente le strutture di difesa costiera che loro stessi hanno progettato. Allora, è evidente anche questo, quindi chissà
cioè si sa in realtà che sono stati fatti, diciamo, dei lavori quest'anno di ripascimento sbagliati, dove gli stessi progetti non erano tenuti in considerazione. Allora, se noi abbiamo fiducia in personaggi che continuano a fare questo tipo di ripascimenti, fanghi del Tesino, sversamento di fanghi inquinati dopo aver dragato porti a Fosso Conocchio, eccetera, in mare, a largo di zone balneabili, zone turistiche, spiagge, non lo so, diamogli un assegno in bianco, facciamo fare loro tutto il lavoro. Non voglio che questo mio intervento abbia una nota prettamente polemica, assolutamente, però siccome mi sembra che questo convegno sia proprio improntato sul tema del ripascimento, sia un grande spot, volevo, insomma, dare una chiave di lettura diversa rispetto a questa cosa. Una cosa che mi premeva di dire, e questo è una, diciamo, chiaramente anche io credo, come il professor Lanovaro, che i ripascimenti siano meglio delle scogliere, questo sono perfettamente d'accordo, però anche i ripascimenti hanno un loro costo, hanno anche un loro costo sociale, e poi bisogna tenere presente una cosa, non lo dico io, lo dice una relazione tecnica del piano del Parco del Conero, una commissione tecnica, dal confronto, leggo, cito testualmente, dal confronto tra le linee di costa del 1995 e del 1999, con le foto aeree satellitari recenti, risulta di fatto evidente una sostanziale stabilità della linea di costa negli ultimi 25 anni. Allora, questo lo dice, non lo so, lo show di sarà cazzata, però lo dice un verbale tecnico, cioè lo dicono altri tecnici che hanno titoli da spendere, come, diciamo, le persone che sono intervenute oggi e che magari non sono state, non so, chiamate o... c'è il presidente, questo è un verbale, insomma, del Parco del Conero. L'unico posto dove viene certificata un'erosione è ai piedi del molo di cemento che è stato fatto proprio al molo, quindi l'unico posto dove si evidenzia un'erosione è proprio attaccato a un'opera di cementificazione che è stata fatta. Per quanto riguarda le frane, voglio concludere, le frane sono sempre esistite, non ci dimentichiamo che tutte le spiagge del Conero sono spiagge di frana, cioè non è che sono nate da sé, non è la sabbia che ha portato i fiumi, sono tutte spiagge di frana. Se noi oggi abbiamo delle spiagge bellissime è perché prima ci sono state delle frane prima. È chiaro che andrà tutelato il cittadino fruitore, ci sono delle zone interdette come il Trave, come la parte di mare, il tratto di mare tra Porto Novo e Mezzavalle, che sono le zone interdette, quindi non si può andare, magari bisogna migliorare l'informativa, bisogna migliorare non so, un'eventuale recinzione, qualsiasi cosa, però bisogna essere chiari e non far finta di niente, bisogna dare una tutela ai cittadini, ma questo non vuol dire che bisogna fare snaturare la costa e fare una mega spiaggia che faccia comunicare Porto Novo con Mezzavalle. Chiudo con una nota di Mezzavalle, che è una zona che conosco molto bene e che è l'unica spiaggia non ripascita del Conero, quindi insomma c'è anche un'esperienza relativamente a una spiaggia non ripascita. La spiaggia di Mezzavalle è una spiaggia molto ampia, è una spiaggia grandissima, non ha mai avuto bisogno di ripascimenti, è una spiaggia che cambia come tutte le spiagge, perché il mare ti toglie e il mare ti dà. Negli ultimi 3 anni la spiaggia è stata enorme verso il Trave, è stata in realtà pochissima dalla parte di Porto Novo, nella parte sud. 10 anni prima era enorme nella parte sud e piccolissima nella zona Trave, quindi il mare è un fenomeno, perché va studiato, va monitorato, ben vengano diciamo, questi video monitoraggi, tutto quanto, però prima di fare degli interventi invasivi di snaturamento dell'ambiente circostante bisogna, insomma, ponderare bene. E il mare, bisogna tenere presente che il mare ti toglie in certi anni e ti dà. Questa cosa qui non si può sistematicamente prendere le mareggiate di gennaio e dire che la spiaggia non c'è più. Cioè, la spiaggia non c'è più lo puoi dire a giugno, a maggio, a aprile. Non mi risulta che nel 2010, a maggio del 2010, noi abbiamo dei video girati
che nella zona tra il clandestino e la torre, diciamo, e i giacchetti e la capannina, la spiaggia fosse una piccola spiaggia. C'erano delle zone dove la spiaggia viene meno, magari a ridosso anche di muri di cemento che sono stati diciamo negli anni eretti, però in realtà non mi risulta che ci sia un fenomeno di erosione. Questo lo dico io, lo dicono anche dei competenti tecnici del Parco del Tronto. Detto questo, ringrazio e spero, insomma, che tutti quanti non penseranno solo a ripascire e a fare, ma a tutelare questa risorsa che è l'ambiente. No, io le chiederei di rimanere veramente un istante qui per le domande di curiosità. Chiederei da quanti anni abita da queste parti? Ma guardi, io sono di Falconara e questo, tra l'altro, è anche una piccola nota di disappunto, perché vedo che in questi anni cioè io vado, diciamo, a Mezzavalle fin da piccolo, perché avevo un mio zio. Quindi lei va a Mezzavalle? Ma per Mezzavalle, a Portonovo, io vado a Mezzavalle, vado a Portonovo, vado in tutte le altre bellissime, perché non si parla mai della bellissima costa del Conero, che sta, diciamo, del Conero, che sta nella costa alta di Ancona, che va dal Passetto verso il Trave, quella è un'altra zona di eccellenza che pochi conoscono. Le facevo questa domanda di punto di esperienza, quindi lei in pratica da ragazzino viene sempre. Sì. Perfetto. E sulla base della sua esperienza e dei dati, quindi lei è in grado di dire, mi sembra di capire che ci siano due soluzioni. Il rifacimento sembra, chiamando spuntone eccetera, è da escludere, può darsi che ci siano delle ipotesi migliori, ci mancherebbe altro. Lei cosa propone? Io propongo di stare a vedere quello che succede, cioè... No, ma lei sta vedendo dalla sua infanzia, che cosa propone? Come dire, in Italia... Guardi, ci sono delle foto, io ho visto delle foto addirittura anche prima di quando, io sono del 66, quindi non sono proprio... quindi capisco che io ho visto il mediometraggio di Trani, ho visto tanti altri documenti, e ho visto delle foto degli anni 50 dove non è vero che c'è meno spiaggia a Portonovo rispetto, cioè addirittura andando dal Molo verso sostanzialmente Emilia, la parte di spiaggia era una spiaggia molto piccola, quindi l'ambiente nel tempo si è modificato, quindi bisogna chiaramente... Io a me il progetto del comune di Ancona di arretramento, adesso non lo so quello che sarà i costi, eccetera, bisogna naturalmente entrare nel merito, è un progetto che non dispiace, francamente, perché vuol dire cercare di lasciare libera una parte di spiaggia maggiore ai fruitori. Sono invece favorevolmente d'accordo, ma questo siamo stati sempre, della protezione dei monumenti storici, cioè le scogliere radenti a protezione della Torre de Bosis, a protezione della chiesetta. Ma chi è quel matto che non le vuole? Cioè, quelli sono dei monumenti di valore storico architettonico inestimabile e noi non li vogliamo proteggere, ma guardi, io non è che sono un ambientalista. No, no, anche il fortino, per carità, anche il fortino, no, con una scogliera radente eventualmente. Con una scogliera radente, se lo vuole proteggere, se lei vuole proteggere la mura del fortino. Emilia non è storico. Guardi, qui è tutto storico e non lo è, ma la cosa più storica è questo ambiente che in realtà era preesistente a ognuno di noi, è questo ambiente che tutti abbiamo trovato, il fortino prima di essere, diciamo, ricostruito era un rudere, quindi prima del fortino c'era stato qualcos'altro, quindi diciamo che tutto è, l'ambiente è preesistente a qualsiasi, anche beni architettonici. Però favorevole a scogliere radenti, favorevole a difendere i monumenti storici, per carità. Io voglio dire, questo è favorevole a proteggere. Poi, siccome te non c'è un tecnico, come non ce l'ho io, un tecnico dirà che si proteggono di queste cose. Certo. Però come dovete fare il lavoro che sa fare? Certo. Io sono certo. Da più tardi e certo. Poi fare più tardi. Però voglio dire, è chiaro che non dovete entrare nel merito di quello, va a proteggere. E così come va tutelata la spiaggia. Così come devono essere i problemi che li dobbiamo toccare, qualcuno dovrà avere delle risposte. Sono d'accordo con lei, però lei, Roscioli, in cuor suo, delle persone che gli hanno mandato i fanghi del Tesino, delle persone che non sono state in grado di posizionare davanti al suo fortino un pennello che era nel progetto, delle persone che hanno scaricato delle sabbie inquinate davanti al passetto, se lei ha la massima fiducia, io francamente la sua fiducia... Io sono sulle storie e non evidenzio quello che vuoi evidenziare te.
io posso dire che l'accordo che c'era tra il sindaco di Ancona e il sindaco di Grotta Mare era quello di mandare delle cose, delle sabbie che erano state giudicate ecocompatibili, perché sono state limitate. Se qualcuno ha mandato delle cose diverse, l'abbiamo bloccato subito, il primo carico l'abbiamo fermato, perché non erano quelle concordate. L'ha bloccato lei? Sì, l'ho bloccato io. L'ha bloccato lei, invece dove sono quei tecnici che dovevano bloccare? Vabbè, questo è un altro, l'ho bloccato, ho chiamato i tecnici e l'abbiamo bloccato. Passiamo con l'altro discorso, come dico, poi la Grotta Azzurra. Intanto non è la Grotta Azzurra, è lo scarico principale d'Ancona, che una volta si chiamava il Cagò. Tanto per la vera, non è la Grotta Azzurra, è il Cagò, sono due cose completamente diverse. E anche in quel caso, era stata data l'autorizzazione a portare delle sabbie. No, non quelle lì. Se poi uno ne porta delle altre, non è che porta sempre le stesse cose. Passiamo al discorso del terzo pennello. È stato messo al Fortino Napoleonico un pennello solo, no? E non era stato messo il terzo, perché secondo qualcuno non funzionava. E difatti era vero, perché c'era molta più spiaggia. È stato aggiunto il terzo mancante, e io mi sono incazzato quando l'hanno messo lì, perché dico, non c'è motivo di rimetterlo se funziona. Lo devono mettere e l'hanno messo. E già i danni si vedono, perché quello non serve. Allora voglio dire, togliamo quello che è sbagliato, sistemiamo piano piano quello che deve essere fatto e vediamo quello che si può fare per il meglio. E a mezza valle, nessuno non ci vuole andare o ci vuole mandare la gente per fare una spiaggia più grande, ma io non credo che mezza valle sia un diritto tuo e in altri 20 giovanotti. Guardi, se lei è una mezza valle, io ce la compagno volentieri. No, io non ci posso dire perché lo stradello se muore vieni giù. Quello sarà... anche io ogni anno che passa. Capito? Allora voglio dire, o noi facciamo, diamo la sistemata a quello. Chiedo scusa, a parte il tempo. Non è un dibattito tra due, dopo diventa un'area, parliamo di questo, scusa un attimo, non è un discorso tra due, è un discorso che riguarda tutti, perché questa non è una gestione, lui è un bravo fiore, lo prende la famiglia, voglio pure. Non lo metto il problema è che a mezza... stiamo facendo far tardi. No, l'accompagno deve andare alle cose. È che a mezza valle, no, secondo me è un diritto di tutti poterci arrivare, anche quelli non atletici come te, e se... Non ho detto di fare la strada dell'acqua, io dico solo che quello stradello è pericolosissimo, se uno trova a scendere muore lì. Guardi, Ruscioli, posso rispondere a questa sua cosa? Allora, Mezzavalle, Mezzavalle è il più grosso spot per Portonovo, cioè Mezzavalle è una gemma che può essere vista, perché non edificata, da tutte le persone, tutti i turisti che vengono da lei al passetto, al Fortino, c'hanno una vista meravigliosa su una parte di Falesia intoccata, dove non ci sono grosse costruzioni, dove non ci sono installazioni, eccetera, c'è un posto meraviglioso. Detto questo, le migliaia di persone che ogni anno, è un turismo crescente, guarda noi, Mezzavalle, da noi dico, mica perché è mia la spiaggia di Mezzavalle, è un turismo crescente anno su anno e molti dei turisti che vengono a Mezzavalle sono dei turisti che alloggiano qui a Portonovo, cioè voi forse ancora non volete capirlo, una grossa fetta dei campeggiatori, dico campeggiatori perché molte volte sono persone con meno disponibilità, ma sempre con gli stessi diritti di fruire, diciamo, del mare, di un mare bello e naturale, molti vengono a Mezzavalle e non vengono solo perché una libera fruizione, non pagano l'ombrellone o quant'altro, ma proprio perché vogliono un certo tipo di spiaggia naturalizzata dove non ci sono purtroppo alcuni servizi, ma c'è dell'altro. Quindi legittimo le spiagge in concessione, legittimo le comodità, gli ombrelloni, tutto quanto, legittimo. E il 99% delle coste in Italia sono così, però è anche legittimo quell'1% di libera fruizione, di spiagge naturali, di spiagge dove uno può camminare scalzo senza ciabatte, senza ferirsi i piedi, come succede dopo i bascimenti per anni qui a Portonovo. Io quest'anno a Portonovo sono venuto con mia figlia, e sono stato sfortunato, sarà che Portonovo ce l'ha con me, non lo so, io mi ho trovato due tagli sui piedi, non è che ho fatto grandi titoli sui giornali, ripascimenti, mi sono tagliato i piedi, eccetera, niente, mi sono tenuto i tagli, vengo sempre a Portonovo mi piace molto, ci vengo a cena, ci vengo a fare l'aperitivo, ci vengo con la famiglia, però mi piace anche un altro tipo di spiaggia, che è un grosso spot per Portonovo stesso. Ma nessuno lo discute questo, nessuno lo discute. Poi siamo tutti convinti che sia giusto che sia così, però io non ho detto questo, ho detto che no, proteggere l'accessibilità, proteggere la falesia e sistemare quello stradello.
Sistemare lo stradello, nessun problema per sistemarlo e renderlo più, più allora, sicuro, per carità. Allora, chiedo che... Della prossima. Grazie. A parte alcune valutazioni, che sono ovviamente valutazioni quindi discutibili, ci siano state delle sottolineature che io personalmente ritengo piuttosto importanti, perché vedo che io porto gli amici a guardare da sopra e da sopra si vede il Mezzavalle, una cosa straordinaria, e senz'altro anche per Porto Novo un saluto di ingresso straordinario, che va salvaguardato e bisogna vedere come proteggerlo al meglio.